Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Insa de Palma con il vostro famoso di fiducia. E rieccoci qua. Prima di iniziare con il contenuto di questo video, un sentito ringraziamento a tutti voi ragazzi che mi seguite quotidianamente qui su questo canale per tutto quello che vado a pubblicare in maniera più o meno frequente. Ma nel caso tu che mi stai guardando in questo momento non dovessi conoscermi e non dovessi essere un iscritto al mio canale e vedi che magari questo o altri lavori di questo canale ti possono interessare, ti invito spassionatamente a prendere in considerazione l'idea di provare a dare una pigiatina al tasto iscriviti e magari anche attivare la campanella per questo ed altri contenuti futuri che ti verranno notificati direttamente sullo smartphone o anche sul computer. Perché vi posso garantire che piccoli click per voi possono essere di fondamentale importanza per chi sta da questa parte dello schermo. Per cui se volete sostenere questo e altri video in futuro del mio o anche di altri canali, mi raccomando, sapete perfettamente cosa fare. Bene, detto questo, bando alle ciance e iniziamo con il contenuto del video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un film abbastanza difficile. Devo ammettere che il mio primo approccio verso questa pellicola è stata di pura curiosità. Pur certo, raccogliendo delle premesse che lo descrivevano come un film ostico e soprattutto che andava particolarmente a strizzare l'occhio con il teatro dall'assurdo, insomma più o meno potevo avere un vago sentore di quello che non mi sarei potuto trovare di fronte. Ma signore, vi posso garantire che l'esperienza finale con questo, sto pensando di finirla qui, è stata abbastanza importante, diciamo. Un film per l'appunto del 2020 che potete trovare tranquillamente su Netflix, che mette di fronte allo spettatore ad un bel maloppone di 2 ore e mezza quasi, di contenuto molto sfaccettato, molto introspettivo e soprattutto che si presta a tantissime chiavi di interpretazione. E questo mi rendo conto come a molti possa fare davvero tanto intrippare e ad altri invece possa lasciare davvero tanto con la mare in bocca. Dipende. Oggi qui in questo video cercheremo di sviscerare più o meno tutti quanti i lati positivi e anche i lati negativi che eventualmente si possono trovare in questo sto pensando di finirla qui. Ma vi anticipo subito ragazzi che se siete alla ricerca di un film impegnativo che possa saziare la fame del vostro cervello di un film abbastanza complicato ed intricato, vi posso garantire che con questa produzione cascherete in piedi. Tutti quanti gli altri invece potrebbero potenzialmente cascare rovinosamente a terra. Ma cercheremo di parlarne un pochettino meglio nei prossimi minuti. Per cui basta perderci in ulteriore chiacchiere e iniziamo a parlare di questo, sto pensando di finirla qui. Blowing my cold wind. Maybe this is how it was always going to end. Dunque, da che punto iniziare? Provo a partire col dirvi che questo film è, per quest'anno per quanto mi riguarda, il terzo nella lista che abbia cercato quantomeno di stimolarmi un minimo di mettere in atto i criceti che sono nella ruota del mio cervello. Perché dopo un Mr. Nobody che ho recuperato con, me ne rendo conto, colpevolissimo ritardo, però capirete. Dopo un molto più recente Tenet di Christopher Nolan, che a parte tutto io ho quasi amato la follia, ora qui arriva questo sto pensando di finirla qui. Un film che sulla carta è stato anche un pochettino venduto al pubblico in maniera forse un pochettino, come posso dire, in maniera travisante. Perché la campagna marketing si faceva trasparire come un film a tinte horror, forse addirittura tendente un pochettino al paranormale, ma comunque un film dalle tinte molto cupe. E questo, per carità, sì, è vero ragazzi, ma in minima parte, perché questo film, come molti altri suoi illustri predecessori, tenta in tutti i modi di stuzzicare la curiosità e soprattutto l'attenzione dello spettatore anche per i benché minimi dettagli, i quali apparentemente lasciati lì potrebbero anche non significare niente, ma che poi nell'economia generale e finale del film possono fare una drastica differenza. Ve l'anticipo già da subito ragazzi, questo non è un film semplice, anzi, possiamo tranquillamente dire che si tratta di un film complicato, pieno di dettagli, pieno di cose che possono più o meno tornare, pieno di cambi e di variazioni ovviamente volontarie nella sceneggiatura, nei cambi, nei dialoghi, nelle performance attoriali, nella fotografia, nella regia, in tutto, che ad una prima visione per uno sguardo non preparato lascia veramente tanto stranito lo spettatore. E sotto questo punto di vista ci torneremo magari un pochettino più avanti nel video. Ma questa era un'iniziale precisazione assolutamente doverosa. Se siete alla ricerca di un film tranquillo che vi inviti a spegnere il cervello, con cui passare, che ne so, 1 ora e mezza, 2, con amici, in compagnia, bellamente, non prendete assolutamente in considerazione questo sto pensando di finirla qui, perché anzi potrebbe potenzialmente rovinarvi la serata. Se al contrario siete alla ricerca di una sfida cinematografica, su questo film potreste trovare più di una soddisfazione andando avanti con la visione. Ma prima di buttarci sul contenuto e sulla ciccia del film, parliamo un minimo del lato tecnico.
Credo proprio che da un punto di vista tecnico questo film si possa definire tranquillissimamente, non dico solidissimo, però quasi. La regia, mi permetto di definirla come in questi casi a me piace fare, geometrica. Perfetta, molto tecnica, ad esempio nei primi piani, nei cambi di fuoco, nelle carrellature e anche in piccoli virtuosismi che ogni tanto il regista si propone di fare. Cosa che però giustamente va anche molto a braccetto con la fotografia, estremamente variegata, e anche qui, come in ogni film dettagliato tra virgolette che si rispetti, anche qui la fotografia riveste un'importanza fondamentale. I colori, le sfumature, le atmosfere che vanno create in una scena e che cambiano anche quasi completamente nell'altra, sono tutte volutamente costruite ad hoc per far sembrare allo spettatore di assistere ad una vera e propria kermesse teatrale. Ma anche la scenografia e i costumi, molto importanti, anzi a dir poco sotto alcuni frangenti direi basilari, per avere anche solamente un minimo orientamento su quello che sta avvenendo sullo schermo. Ma ducis in fundo, signore e signori, gli attori. Gli attori, due protagonisti e due comprimari, credo che possano essere stati impressionanti, davvero impressionanti. Forse non tanto per particolari virtuosismi, ma più che altro per la sapiente bravura nel riuscire a rimanere attinenti a quello che era la loro non difficile scrittura del personaggio e soprattutto della sceneggiatura. Perché sì, avrete la costante sensazione che, proprio come nel più rispettabilissimo teatro dell'assurdo, gli attori dicano qualcosa in un certo modo, ma che ne manifestino completamente un'altra. E sotto questo punto di vista, secondo me, anche il doppiaggio italiano riesce a tenere bene la parte. Ovviamente in produzioni così particolari come può essere anche il dettaglio fondamentale dell'interpretazione dell'attore, categorie come questo sto pensando di finirla qui, tendenzialmente andrebbero fruiti in originale. Ma vi posso garantire che anche il doppiaggio in italiano ha saputo rendere degnamente giustizia agli attori originali. Poi vedete voi, insomma ragazzi, siete dei puristi e volete godervelo al 100%, ovviamente vi straconsiglio di guardarvelo in originale questo film. Per tutti quanti gli altri invece state tranquilli che il doppiaggio non va a togliere assolutamente nulla, quindi andate tranquilli. Ma veramente il lavoro che hanno fatto gli attori è stato qualcosa di veramente incredibile, e quando vedete il film capirete di cosa sto parlando. Per cui abbiamo capito, sotto un punto di vista tecnico a questo film si può dire veramente veramente poco. Sotto il punto di vista contenutistico, ragazzi, qui arrivano i macigni da dover sostenere. Perché l'apprezzamento o meno della pellicola, secondo il mio modesto parere, nel caso di questo sto pensando di finirla qui, dipenderà moltissimo dalla vostra disposizione nel, tra virgolette, scendere a patti con la pellicola. Nel senso che questo è un film che prende lo spettatore e gli fa fare praticamente quello che vuole. Gli fa vedere una cosa all'inizio, la sviluppa in maniera completamente diversa nel mezzo e la fa finire in maniera altrettanto diversa. Decine e decine di clip e di scene, anche dalla durata di 10, 20, 30 secondi, che cambiano in continuazione nei dettagli, nei costumi, della sceneggiatura, della fotografia e quant'altro, o anche per l'appunto frasi che si ripetono prima in un modo e poi in un altro, espressioni degli attori che comunicano qualcosa ma che visibilmente stanno comunicando tutt'altro, assurdo, inquietante, grottesco che si fondono quasi all'unisono e i quali continuano a mischiarsi con una strana soluzione di continuità, e soprattutto con alla base un, tra virgolette, messaggio o anche più semplicemente una trama di fondo che almeno all'apparenza sembra essere quasi impossibile da districare se non si è prestato attenzione ai dettagli. E fidatevi, di dettagli non ce ne sono assolutamente pochi. Anzi, sotto questo punto di vista, secondo me il regista si è anche divertito a lanciarli in faccia allo spettatore con la fionda. Tuttavia, mi rendo perfettamente conto che l'abbondanza di dettagli ce ne sia, quindi non sarebbe neanche di per sé complicatissimo arrivare a capire cosa molto molto in sottofondo quale volesse essere il messaggio di questo film, ma anche mi rendo conto che la forma con cui questa tonnellata di dettagli viene gettata in faccia allo spettatore possa essere posta in maniera più o meno interpretativa e più o meno palese. E mi rendo conto che parlarvi così di un film assolutamente non semplice come questo sto pensando di finirla qui, all'atto pratico vi stia dicendo nulla per quanto riguarda il contenuto di questo film. Ma vi posso garantire che la strana azione che state provando voi in questo momento, se non avete ancora visto il film ovviamente, nell'ascoltare le mie parole, sarà nulla in confronto a quello che potete provare andando per l'appunto a visionare direttamente la pellicola. Sapete solo che, ritornando al concetto iniziale, se riuscirete a scendere a patti con la pellicola, se sarete disposti a entrare nel mood molto peculiare, definiamolo così, del film, e se soprattutto avrete le energie e le forze di tenere alta l'asticella dell'attenzione per due ore e mezza,
Allora, in questo caso, se queste tre condizioni dovessero coesistere dall'inizio alla fine del film, in conclusione secondo me potreste trarvi delle grandissime soddisfazioni. In caso contrario, la visione di questo film vi posso garantire che vi starrà veramente molto sul groppone. Per cui, volendo cercare di trarre un pochettino le conclusioni su questo, sto pensando di finirla qui, tenendo ben presente gli oggettivi lati assolutamente positivi della pellicola, ovvero per l'appunto il lato tecnico, come questo viene proposto allo spettatore, la prestanza attoriale, il fatto di trovarsi di fronte praticamente a una kermesse teatrale di un teatro dell'assurdo, sono oggettivamente dei punti di forza che il film, alla fine piaccia o meno, si possono tranquillamente ritrovare. Tuttavia mi rendo anche conto che la doppia faccia della medaglia, anche in questo caso, debba essere tenuta in considerazione. Ovvero che se da una parte abbiamo un film ricco di dettagli, che vive di libera interpretazione e che sa premiare lo spettatore attento, questo mi rendo conto come siano delle scelte rischiose ma anche molto molto coraggiose. Tuttavia dall'altra faccia della medaglia, verso una visione di pubblico un pochettino più generalista e nella visione di un prodotto che vorrebbe rivolgersi, almeno così credo, ad un pubblico più largo possibile, qua gli scogli contenutistici si fanno veramente molto sentire. Perché ok, questo film sarà pur sempre un mattone che lascia tante soddisfazioni, ma è comunque un mattone, e se non si è disposti ad affrontare un 2 ore e mezza di visione, costantemente attenti anche ai benché minimi dettagli, assistendo a qualcosa che è sia grottesco, che è assurdo, che inquietante, insomma, capirete bene che uno spettatore più tranquillo e che sta cercando fisiologicamente qualcosa di più rilassante, non debba assolutamente avvicinarsi ad un film come questo. Per cui, volendo trarre delle conclusioni finali con il classico voto canonico che do sempre alla fine di questi video, io mi permetterei di assegnare a questo, sto pensando di finirla qui, un voto ponderato sotto questi due punti di vista, che personalmente me lo fa assestare come un 8. E vi assicuro che questo è stato un voto anche da parte mia un pochettino sofferto ma ragionato, perché da una parte sono sicuro, e come sto riscontrando anche un pochettino documentandomi su questo film, che in tantissimi hanno a dir poco amato questo film, addirittura vedendolo già candidato per una o più statuette ai futuri Oscar 2021. Però sono sicurissimo anche che in tanti, giustamente, non riusciranno a superare quella barriera, anche abbastanza complessa da elaborare, che questo film mette tra sé e lo spettatore medio, con l'accezione più positiva del termine. E se avete la pazienza di andare a vedere il film, capirete di cosa sto parlando. Ma in conclusione sappiate che questo film vuole essere una sfida per lo spettatore. Sta a due di noi saper elaborare questa sfida e capire se può più o meno fare al caso nostro. Sappiate però che potrete uscirne completamente disfatti o estremamente esaltati e realizzati. Ad ognuno il suo, ragazzi, ad ognuno il suo. E questo è tutto, signore e signori. Sullo spassionato invito comunque di dare una possibilità a questo, sto pensando di finirla qui perché potrebbe veramente valerne la pena. O anche no, questo insomma me lo saprete dire voi. Io anche oggi ho parlato decisamente troppo e preferisco concludere qui questo video. Inutile dire che come sempre aspetto i vostri commenti qui sotto se volete condividere la vostra esperienza con questo film in maniera più o meno positiva, più o meno costruttiva. E come ho detto all'inizio video, se volete sostenerlo avete tutti quanti gli strumenti per poterlo fare. Un like, un'iscrizione al canale e tutto quanto il resto, ragazzi. Vi ricordo inoltre che potete trovarmi anche su tanti altri social, in particolare sulla piattaforma Viola. Capiamoci. E vi ricordo anche la mia collaborazione con la Tatternet Official, che ormai prosegue da diversi anni a questa parte e con cui mi ci trovo sempre davvero molto molto bene. Vi invito a dare un'occhiata al link qui sotto in descrizione per la pagina Facebook Tatternet Official, perché sono sicuro potreste trovare contenuti e persone molto molto interessanti. Per cui grazie Tana, ma soprattutto anche un enorme grazie a voi. Ragazzi, anche per oggi è veramente tutto. Vi ringrazio un'ultima volta veramente di cuore per avermi seguito fino alla fine di questo video. Veramente. Vi amo 3000. Questo è tutto. Io vi ringrazio ancora. Vi saluto e vi do appuntamento con un prossimo video. Sempre qui, su Insa De Palma, con il vostro palmozzo di fiducia. Alla prossima. È buono, sto pensando di finirla qui. A tutti.